per poter fare, diciamo, un trading profittevole, coscienzioso, ecco, usiamo la parola coscienzioso nel mercato del Forex, c'è bisogno di alcuni elementi che, a parere mio, sono fondamentali, cioè non sono, diciamo, accessori, in quanto ci sono delle cognizioni che vanno sempre, tenute presenti quando si fa trading. Bene. Lo so che, ci sono varie strategie, ci sono vari indicatori, c'è chi piace più un indicatore, chi più un altro, chi un metodo di operare rispetto ad altri, però ci sono alcune condizioni che vanno sempre, a parere mio, guardate, indipendentemente dalle strategie che si mettono in essere. Qui, come vedete, ora prendo ad esempio un grafico, prenderò circa FIN in H1, io mi avvalgo di un software, di un indicatore progettato da me, dalla mia azienda, che mette in evidenza alcune cose chiave. Ora io ve le descrivo per quale motivo, perché indipendentemente dal software sono delle indicazioni che dobbiamo riuscire a ricavare per poter fare dei ragionamenti sul mercato. Chiaramente questo è un software che viene dato a chiunque a noleggio, però ora quello che mi interessa è farvi vedere quali sono le condizioni, diciamo, chiave del mercato. Una condizione chiave, la prima di tutte, va bene, è la volatilità. Cioè, spesso e volentieri noi lavoriamo sul mercato e anche in presenza di trend. L'audio qui da me è sparito e anche alcuni partecipanti stanno scrivendo. Gabriele, dacci un check. Check, check, check. Perfetto. Ma Fino a, strano. infatti abbiamo parlato fino a qualche minuto fa e funzionava tutto quanto. È ovviamente la diretta, che frega. Bello, bello della diretta. Io guardate, queste cuffie hanno sempre funzionato, ma io non credo di avere problemi. Però Allora, se non sentite si riparte col discorso, tanto abbiamo tutto il tempo a siamo arrivati disposizione. fino a in presenza di trend e poi è sparito tutto. Bene, quando siamo in presenza di trend, una delle domande che ci possiamo porre è: ma fino a quando questo trend continua a essere in questa maniera? Cioè, vale a dire, un trend per quanto tempo si può sviluppare? Cioè, un trend quando nasce, quanto è la sua corsa, diciamo, statistica? Dico questo perché alle volte siamo in presenza di trend di ampio respiro, alle volte di trend di basso respiro e alle volte, come questo esempio qui di CHFIN, siamo in presenza non di una tendenza ma di un'esplosione di volatilità. Giusto? Ti torna Valerio? Giusto, torna. Ecco, quindi di conseguenza, se come ad esempio in questo caso c'è un'esplosione di volatilità, ma in questo caso del 22 aprile il mercato in H1 era in tendenza, è possibile stimare fin dove può arrivare? Cioè, è questa la faccenda, perché se sono in posizione e io so fin dove può arrivare, posso sfruttare chiaramente tutta la corsa. Se ad esempio mi accorgo che il trend è già iniziato, io devo sapere fin dove può arrivare, perché non devo rischiare di entrare, diciamo, a fine corsa, se no dopo il mercato storna e diciamo, fino adesso era long e adesso diventa short, per quale motivo? Quindi ci vogliono degli strumenti per poter ponderare, diciamo, un grafico, per poter ponderare una tendenza. Per quanto riguarda le tendenze, io vi dico una cosa: tra tutti gli indicatori che fino ad oggi io ho potuto osservare, costruire, eccetera, il miglior modo per stabilire se andare long o short è tracciare le trend line. Va bene? E ora vi faccio un esempio. Questo grafico.
Di nuovo interruzione. Gabriele è saltato di nuovo. Dacci un check quando torni tra noi. Un, due, tre, prova, un, due, È tre, prova. Oh, ritornato, è ritornato. bisogna avere un po' di Ok. pazienza, eh? Viva la tecnologia quando funziona, Viva la tecnologia quando funziona proprio. Procedi, vedete che questo grafico. questo grafico ho delle mie tendenze, una rossa, qui una bianca e qua su in cima una bianca. Questo discorso delle trend line, è molto importante perché io mi sono accorto in questi anni che è il miglior modo di poter stabilire una tendenza. Vi faccio un altro esempio. Io qui ho euro-dollaro in H1. Se io lo metto sul mese, io qui ho una tendenza mensile. Cioè praticamente unisco questo minimo dei minimi con questo minimo crescente, ho una tendenza mensile. Questa tendenza mensile non ce l'ho soltanto sul grafico mensile, ma se io scendo di time frame e vado sul weekly, io ho anche una tendenza. Sto guardando un grafico weekly, però questa qui è sempre la linea di tendenza del mese. Torna Valerio? Si Torna, vede? torna, si vede. Bene. Allora qui sul weekly io ho costruito su euro-dollaro un'altra linea di tendenza, unendo che cosa? Massimi decrescenti, vedete? E l'ho fatta bianca per distinguerla. Questa è una tendenza settimanale. Se io scendo sul daily, ossia una tendenza settimanale che una tendenza mensile, che sarebbe questa. Allora, questo a che cosa mi serve? Mi serve perché se io lavoro con candele da un giorno, ok, quello che mi interessa è sapere com'è la tendenza sul time frame settimanale, in questo caso perché il time frame è superiore. Quindi io se lavoro su candele daily, quello che mi interessa è sapere com'è la tendenza sul time frame superiore, cioè su quello weekly. In questo caso è short. Ora tu mi dirai, ma a che cosa ti serve questa notizia? Mi serve perché io in questa maniera lavorerò con candele daily su euro dollaro soltanto short, cioè non andrò a aprire un long. A mezzanotte di ogni sera io posizionerò degli ordini pendenti in direzione long, scusate, non in direzione long ma in direzione short, perché la tendenza settimanale è short. Bene, quindi io per sapere se andare long o short mi riferisco sempre al time frame superiore. Se io invece lavoro in H1, guardate cosa succede. Io ho questa tendenza che ho unito il minimo di questi 2 giorni, quindi questa è una tendenza sul daily, ok? Ed è una tendenza rialzista. Quindi io ieri in H1 sarò andato soltanto in direzione long su euro dollaro. Oggi È saltato di nuovo Gabriele, quindi fermati pure, aspettiamo che ritorni, così possiamo procedere. Ci vuole un po' di pazienza. Allora, ci stiamo mettendo più di prima. Eccoti, eccoti, Mi senti? ti sento, ok. Bene, allora, vediamo il nostro euro-dollaro in H1. Io qui ho una tendenza sul daily rialzista, giusto? Perché ho unito il minimo di questo giorno con il minimo crescente di questo giorno. Io ieri sono andato esclusivamente long. Oggi come sarò andato? Esclusivamente long, giusto? Perché? Perché ho alle spalle una tendenza del time frame superiore, quindi daily, rialzista. Bene. Questo fa sì che già andando, diciamo, lungo il time frame superiore, io ho una percentuale di successo
maggiore rispetto a se metto una media mobile su un grafico, se uso un qualunque altro indicatore. Ci siamo fino a qui? Valerio. Ci siamo. Bene. A questo punto, se io decido di andare long, il punto è fin dove? Fin dove si può arrivare? Ad esempio, oggi alle 10, ok, la candela dell'apertura delle borse europee era questa. Bene? Era questa candela qui, questa che ha fatto questo spike, ok? Questa candela qui, dopo un certo punto, come si vede, questa è una famosa candela di inversione. E poi dopo il trend, vedete che qui ha cominciato a virare. Io, a parte che alle 10, andando semplicemente long, la direzione è stata presa perché ha fatto 20 pips, diciamo, a favore. Non è andato, diciamo, in do down l'operatività. Però dopo un qualche ora, come si vede qui, ha virato, bene? Questo a parte, queste sono tutte delle candele di inversione, però queste candele di inversione hanno avuto un significato veritiero in questo caso. Per quale motivo? Perché sono nate dove? Dove passa una bellissima resistenza settimanale, che è questa bianca. Quindi questo grafico in H1 mi ha fatto delle candele di inversione dove? A cavallo di una resistenza potente. Perché dico potente? Perché questa non è una resistenza nata sul time frame in H1, è nata su un time frame weekly. Sarebbe questa, per intendersi. Quindi ha trovato un muro e invece di sfondarlo ha fatto tutte candele di inversione. Questo è un ottimo segnale di inversione. Mentre se questa candela, che pur essendo, diciamo, didatticamente una candela di inversione, l'avesse fatta in un punto a caso del grafico, non a cavallo a una resistenza di un time frame maggiore, non avrebbe assunto il significato di inversione. Questo è importante, perché questo ve lo dico alla luce del fatto che tutta la terminologia del mercato ci dice quando ci sono delle candele di inversione, il mercato inverte, perché è un partner di inversione. Io ho fatto un esperimento con un account manager di un fondo, su 10.000 operazioni, vale a dire di invertire quando c'è le candele di inversione, abbiamo avuto un 50% di profittabilità. Quindi non è un segnale di inversione, è come tirare una monetina, cioè abbiamo un 50% di probabilità che inverta. Mentre se questa candela di inversione, e così come tutti i partner di inversione, Ancora interruzione audio, Gabriele. Quindi qualche secondo, ora la ripristiniamo. Dopodiché vedo già un paio di domande. Quando vuoi possiamo anche leggerle. Dacci un segno, se ci sei, batti un colpo. Ho fatto Eccoti qua. un colpo. Vai. Ah, mi senti? Sì, ora sì. Oh, ottimo. Ti dicevo, è chiaro il fatto che questa è una candela di inversione, questa Sì, qui? questa penso che la possiamo riconoscere tutti come candela di inversione. Oh, ed è chiaro che non va presa sempre come candela di inversione, ma soltanto quando compare in una zona precisa, cioè ad esempio quando è su una resistenza di un time frame superiore. Questo è chiaro? Questo è chiaro, sì, è Va sicuramente un bene. segnale molto più forte quando si verifica a ridosso di un'area di interesse. Sì, cioè, ma il fatto è che è un segnale più forte, io l'ho misurato statisticamente, cioè se non è in un'area di interesse, non è un segnale di inversione perché Certo. abbiamo su 10.000 operazioni un 50%, mentre, di probabilità, mentre quando è in queste zone topiche, diciamo così, la percentuale aumenta e di gran lunga, diventa un 65, un 70, un 80%,
Questo è importante. Quali sono le domande su questo Allora, argomento? Vincenzo, prima tu parlavi allora Angelo intanto chiedeva, bisogna mettere le trend line su un time frame superiore per poter operare su quello inferiore. E questo Sì. era il tuo approccio. Sì. Vincenzo chiedeva, considerato il ragionamento della tendenza di monitorare quindi un time maggiore per operare su un inferiore, come posizioni pendenti, buy stop, su rottura dei massimi o dei minimi? Oh, beh, questa è una domanda da specialista. L'ha fatta Vincenzo. Si può rispondere. Facciamo un esempio di oggi, reale, un esempio reale, ok? Domino Forex, come voi sapete, è avanti un'ora rispetto all'orario italiano, ok? Quindi se io lavoro su H1, mi interessa cominciare a lavorare quando le borse sono aperte. Perché? Perché quando le borse sono aperte c'è maggiore liquidità, giusto? Allora, la mia candela è questa che il broker mi segna alle 10, perché corrisponde alle 9 zona europea. Quindi io so che dal livello di apertura di questa candela, cioè da qui, io devo andare long. E dov'è che vado long? Vedete qui c'ho questo è un indicatore che utilizzo che mi segna i supporti e le resistenze statiche, va bene? Vedete qui io ho un ingresso, c'ho scusate, una resistenza in H1 formata da questo massimo, che se poi vogliamo è molto vicino a questa resistenza qui in H4 di qualche giorno fa. Quindi di conseguenza alle 10 di mattina alla rottura di questo, diciamo, massimo, ma non tanto perché qui c'è un massimo, soprattutto perché qui c'è una resistenza pregressa, io metto un bellissimo ordine pendente. Lo stop loss dove lo metterò? Vado giù e lo metto esattamente oltre il primo supporto che trovo, cioè in questo caso questo. Bene? Quindi io entrerò qui. Lo stop loss l'avrò a questo livello, 1,13 e 31. Sono 22 pips, grosso modo, di stop loss. Il mio take profit dove lo metterò? A 22 pips di distanza. Rapporto 1 a 1. Qua. Ok, saltato nuovamente l'audio, Gabriele, fermati. Intanto qui abbiamo analizzato nella tendenza a rialzo l'entrata con un pendente a favore di trend. Quindi tra qualche secondo ritorna l'audio. Provo, Ecco, ora ci siamo. Perfetto. un, due, tre, provo. Quindi praticamente dalle 10, dalla mia entrata, da dove è nata la candela, io guardo dove ho la prima resistenza, per questo bisogna trovare i supporti e resistenze anche sui time frame maggiori, perché posso incontrare di qualunque time frame un supporto e una resistenza. Trovato, metto un ordine pendente sopra, metto uno stop loss sotto a quella, diciamo, al supporto in questo caso che trovo, il primo supporto, e faccio una proporzione 1 a 1. Quindi se la mia entrata è qui e il mio stop loss è a 13 pips, io a 13 pips avrò il mio take profit. Guarda caso, qui c'è praticamente a 13 pips di distanza un massimo relativo al giorno precedente. Questa è l'operatività fatta. Entrato, stop loss, take profit, a favore di trend, chiuso, fatti guadagno. Fatti guadagno, arrivederci e grazie. Fine della fiera su euro-dollaro. È chiaro?
Pronto? Sì, seguendo la tendenza del, noi qui siamo sull'H1, H1. seguendo la tendenza dei time frame maggiori, siamo entrati a favore del Di trend che freddo. è sull'H1 e qui Bene. l'abbiamo sfruttato. Bene, l'abbiamo sfruttato. Una volta che l'abbiamo sfruttato, ok, è buona norma non insistere, va bene? Ma cambiare, diciamo, cross. Oppure se insistiamo, dobbiamo sapere fin dove, diciamo, euro-dollaro, se continua la sua corsa, diciamo, long, fin dove statisticamente all'interno della giornata può arrivare. Ok? Per saperlo dobbiamo calcolare la volatilità statistica del mercato. Bene? E quindi io devo sapere mediamente euro-dollaro all'interno di una giornata quanta strada fa. Perché? Perché mettiamo euro-dollaro faccia di media, non lo so, 120 pips al giorno, faccio un esempio. Io so che dalla mezzanotte alla mezzanotte, se la mia media è 120 pips, lui farà un movimento, non un po' su, un po' giù, un po' direzionale, massimo di 120 pips. Quindi se alle 5 del mattino ha fatto questo minimo, se la media è 120 pips, massimo, potrà arrivare in giornata quassù, a questo livello qui, statisticamente parlando. Questo discorso a me mi serve per non mettere durante la mia operatività un take profit oltre a questa volatilità statistica. Perché se io metto un take profit oltre la mia volatilità statistica, ho una percentuale appena del 30% di arrivare a take profit. Mentre se la mia operatività sta all'interno della volatilità statistica, io soltanto per questo motivo ho un 68% di probabilità di arrivare a incassare. È chiaro? Quindi c'è una bella differenza tra mettere un take profit oltre la volatilità statistica oppure all'interno della volatilità statistica. Questo appunto, come vi dicevo, è un indicatore. Allora, approfitto di questo ulteriore pausa audio dato che parliamo appunto di volatilità, Andrea chiedeva, non è preferibile utilizzare un trailing basato sull'ATR per misurare la volatilità statistica piuttosto che un take profit fisso? Ora, appena ritorna l'audio, magari ci dai un commento riguardo l'utilizzo appunto dell'ATR per il calcolo della volatilità sul mercato. Mentre poi c'è anche una domanda da Vincenzo, quella magari se hai il pannello delle domande la puoi tenere Allora, sotto. Allora, intanto l'ATR. intanto l'ATR, allora, il pannello delle domande, e abbiate pazienza, ma non lo sto No, vedendo il no, pannello giusto per la complessità della domanda, magari può essere utile avercela sottoscritta. Però delle intanto domande. Allora, vi parlo dell'ATR. calcolo della volatilità, utilizzo di un trailing stop basato appunto sull'ATR, piuttosto che Ho un capito. take profit fisso. Allora, ho capito benissimo la domanda. Allora, ti posso dare una risposta certa, perché questa domanda me la sono posta chiaramente anch'io. E ho fatto numerosi test, numerose prove. Allora, i take profit e gli stop loss vanno messi dove stanno tecnicamente. Cioè, se te entri qua, lo stop loss non può essere la volatilità. Perché? Mettiamo caso che per come ci è arrivato il prezzo qui, se io lo stop loss lo devo avere qua giù, lo devo mettere qua giù. Cioè non c'è storia. Lo stop loss è un fattore tecnico, va messo dove ci sono i supporti e le resistenze. Punto. Il fatto di sapere quanto mediamente, diciamo, euro-dollaro in H1 si muove,
Questo mi serve per sapere entro quanto andrò a prendere i take profit. Quindi io so che si muove di 20 pips l'ora, benissimo, take profit a 40 pips, io so che mi ci vorrà due candele. Quindi su questo discorso io farò tutti i miei bei ragionamenti, se tra poco ci sarà una notizia, se, e vari ragionamenti, ok? Però gli stop loss e take profit vanno messi da un punto di vista tecnico, dove ci stanno? Non ci si può metterli, non si può dire metto un ATR Esatto, di per lo stop loss penso che siamo d'accordo anche con Andrea. Il discorso era relativo al target, quindi al take profit. Se aumenta la volatilità su un certo prodotto e questa lo calcoli con l'ATR, può avere senso utilizzare un trailing stop. No, no, trailing stop no, ti sega le performance. Perché il trailing stop funziona che se io qui ho ad esempio lo faccio su un grafico più pulito. Facciamo conto che questa sia la mia linea di prezzo. Se io qui ho uno stop loss, ok, e qui io ho il mio take profit. E qui ho il mio livello di entrata, ok? Quindi mettiamo in verde il mio livello di entrata, ok? Quando il mercato è in entrata e sale, 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 se io ho un trailing stop, mi basta che torni un po' indietro e me la chiude. Questo mi sega le vincite. Mentre quando ho lo stop loss, mi prende tutta la perdita. Quindi da un punto di vista di politica di money management, il trailing stop non va usato, ve lo sconsiglio vivamente. Usato. Ok, partito di nuovo l'audio, quindi qualche secondo di pazienza, scusateci, ma problemi tecnici succedono. Intanto, se avete domande, potete scriverle, così ho l'opportunità per. Andrea ribadiva, insomma, dice d'accordo con il discorso che facevi tu, Gabriele, del trailing stop, mi fido, dice, anche se un ATR moltiplicato per 1,5 o 2 non dovrebbe subire stop così frequenti. Quindi questo. Sei tornato? Ok. Mi senti? Mi senti? Mi Sento, ti senti? sento, ti sento. Sì, il fatto di mettere uno stop loss di un ATR o due è vero e non ti fa prendere stop loss frequenti, è chiaro, questo è ovvio. Però il punto è che per un discorso di politica di money management, se te c'hai uno stop loss con un ATR o due, bisogna che tu metti anche un take profit con un ATR o due, perché se te lo metti più stretto, i take profit, è vero che ti aumentano il numero di operazioni vincenti, però bisogna che ti si pondino, cioè te dopo 1.000 operazioni con questo rischio 1,5 per fare uno, che cosa ti viene fuori statisticamente? Cioè può anche andare bene, però bisogna che da un punto di vista di politica di money management torni e te sappia già in anticipo quanto ti deve tornare la statistica, perché se no fai un discorso di accontentarsi e implicitamente ti stai arrogando un rischio sproporzionato al guadagno, che potrebbe andare bene per un conto, diciamo, casalingo, ma se un domani dovessi gestire, diciamo, soldi di terzi, ti sparano se fai una cosa di genere. Questo è il discorso. Detto questo, il take profit, no, se statisticamente, ripeto, facciamo conto che io entro, io il mio stop loss l'ho qua, era qui, ma mettiamo che io l'abbia qua, se io lo metto qua su a 49 pips, sono fuori dalla volatilità statistica. Vedete questa freccetta rossa, questa linea rossa che mi demarca l'indicatore? Se io sono fuori dalla volatilità del giorno, ho una percentuale inferiore che mi arrivi questo take profit.
Quindi questo indicatore mi dà delle soglie di minimo e di massimo dove devo stare dentro con l'operatività per avere una percentuale di realizzo. Perché è inutile mettere un take profit se statisticamente non verrà mai raggiunto o con una percentuale inferiore al 30, ok? E così non, se lavoro in H1 non devo soltanto guardare la volatilità, diciamo, della giornata, ma devo guardare anche la volatilità della settimana, perché posso lavorare di giovedì e mettiamo che il cross abbia fatto di già tutta la sparata della volatilità settimanale, è inutile che io continui ad andare lungo questo trend, perché l'ha già fatta statisticamente la corsa. E così lo stesso devo guardare quella mensile. Cioè devo, perché posso lavorare il 28 del mese e magari il cross ha già fatto tutti i rally del mese. E allora io vado a lavorare, diciamo, su un cross già monto. Questo può sembrare scontato, però non è scontato tracciare delle linee di confidenza della volatilità. E questo indicatore lo calcola e lo fa. E ci levo un po' di lavoro, però è importantissimo perché se no si rischia di mettere dei take profit dove statisticamente non arriveranno mai. Bene, questo per quanto riguarda la volatilità. Ora cambio discorso se non ci sono domande. Ci sono domande? Se no cambio discorso, eh. Allora, un secondo. Vincenzo chiedeva, mi interessa chiedere perché non scarta ingressi con RR11, con risk reward 1-1, in quanto staticamente non restituiscono valori pari allo, superiore allo, pardon, te la rilego. Perché non scarti gli ingressi con risk reward 1-1, in quanto staticamente non restituiscono valori superiori allo zero. No, se non mi sono spiegato male, io faccio soltanto operazioni con un rischio e un profitto 1 a 1, soltanto operazioni con rischio e incasso 1 a 1. Perché? Perché se io vado in tendenza e la mia operatività è dentro la volatilità statistica, io ho il 68% di probabilità di andare in gain. Quindi vale a dire dopo 100 operazioni, io 68 le ho fatte in profitto e 32 le ho fatte in perdita. Quindi diciamo che ho 38 operazioni a favore. 38 operazioni a favore, a questo punto, con una politica corretta di money management, so quanto ho guadagnato. Mentre se io rischio 1 e metto un take profit a 2, oppure se io metto uno stop loss a 2 e metto un take profit a 1, avrò una distribuzione delle vincite e delle perdite completamente differente. Perché se metto uno stop loss a 2, per dire, e un take profit a 1, avrò anche l'85% di operazioni in profitto. Però non è detto Però le che perdite alla li possono fine mangiare i profitti. Va bene, non è che è sbagliato, badate bene, non dico che è sbagliato, ma bisogna fare i conti della serva in maniera precisa. Se no allora io ti dico, fai un bel martingala che 99 su 100 ti esci in profitto, poi arrivi un bel giorno e ti salti il conto. Cioè, ecco, quindi. Puoi ripetere un attimo il discorso dei time frame H1 e guardare settimanalmente? Angelo chiedeva, quindi anche con l'H1 si può aspettare una settimana, si può rimanere a mercato una settimana. Il concetto che avevi spiegato te è leggermente diverso. Quindi se puoi riprendere un attimo quello. Ok, no, è partito l'audio. Magari correggimi poi se sbaglio. Il discorso è che se nel settimanale la volatilità statistica media è già stata esaurita nei primi giorni della settimana, anche se sono in H1, è un dato che devo prendere in considerazione per capire appunto se c'è Esatto, spazio di manovra ancora nei giorni a venire. Ok, sei esatto, tornato. esatto, Ok. esatto, esatto, esatto. Puoi lavorare anche un minuto.
Ma se siamo agli ultimi di mese, abbiamo fatto i rally di tutto il mese, è inutile che sei a lavorare a un minuto e continui ad andare long. Ma se abbiamo fatto la sparata di tutto il mese, cioè sei fuori volatilità, sei fuori dalla statistica. Mi sono Ok. spiegato? Bene. Sì. Allora a questo punto posso cambiare discorso, Diciamo mi ha D'accordo. finita questa. Dopo magari guardiamo anche il discorso che accennavi prima sul money management e le size di ingresso, come calcoli le size. Sì, dopo si fa anche questo. Allora, una cosa da tenere di conto, oltre alla tendenza e alla volatilità, bisogna tenere di conto anche le correlazioni. Vedete qui c'è scritto cross correlation primary e secondary, vedi? 1 e 1, vuol dire in questo caso che euro-dollaro, in questo preciso istante, è correlato con un cross dove c'è l'euro come valuta in comune, e un cross dove c'è il dollaro in comune, quindi non lo so, potrà essere GBPUSD, USDN, questo non lo so. Il fatto di, tra tutti e 28 i cross, il fatto di poter lavorare soltanto sui cross dove diciamo siamo correlati, mi dà una percentuale in fase di breakout, mi dà una percentuale di realizzo delle operazioni maggiore rispetto a lavorare su cross che sono poco correlati. Okay? Per chi non lo sa, le correlazioni è un indice praticamente statistico e nel mercato delle valute viene fuori che dei cross correlati possono essere correlati direttamente, quindi hanno, diciamo, un movimento analogo, oppure indirettamente hanno un movimento speculare, come era qualche tempo fa, tipo EURUSD, USDCHF, sembravano l'uno lo specchio dell'altro, perché erano perennemente correlati inversamente. Ora, indipendentemente se la correlazione è diretta o inversa, l'importante è di lavorare su un cross più correlato possibile, perché vuol dire che ha forza la direzionalità del movimento. Ho messo non a caso GBP yen, guardate, il movimento l'ha fatto alle 5 di stamani mattina e ancora è tutto bello correlato. Vedete, c'è 7 correlazioni in tutto. Si vede? Si 5 vede, e si vede. 2. Quindi questo fatto delle correlazioni, ho che usato il T100, che ve lo Audio saltato. Quindi questo indicatore ti dice le correlazioni che si sono in corso. Interessante. Ancora qualche secondo e poi ritorna. Pronto, 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 ci siamo. pronto. Pronto, pronto, pronto. Mi senti? Sì, vai. Dicevo, o che usate il T100, usate altri strumenti, le correlazioni bisogna sempre tenerne di conto. Cioè, nel senso, te domani lavori in H4, in H1, sul daily, bene, c'è 28 cross dove c'è una tendenza sul mercato, sul time frame superiore, bene, scegli quelli dove sono più correlati. Ok? Corretto. Poi questo è un indicatore di correlazione, chiaramente è un po' modificato da me per renderlo un po' più attendibile, però insomma il concetto è questo, ok? Ci siamo? Ci siamo. Beh, ora vi volevo far vedere un altro discorso, punti di inversione, perché per ora si è parlato di tendenza, di breakout. Punti di inversione. Allora, i punti di inversione come regola aurea, diciamo, sono tutti quei punti dove c'è dei pattern di inversione. O che siano doppi massimi, doppi minimi, teste spalla, candele. L'importante è che questi segnali di inversione siano veritieri. Allora, per vedere se sono veritieri bisogna guardare due cose. Ora vi faccio un esempio. Sul T100, ok? Allora, questo indicatore mi mette una bella sfera rossa, la vedete sotto il minimo di questa candela.
Questa sfera rossa me l'ha assegnata all'apertura di questa candela. Bene. Quindi all'apertura di questa candela so già che ho un punto di inversione. Come mai questo indicatore qui mi fa una sfera rossa? Perché guarda tantissimi componenti per poter decretare se un segnale di inversione è veritiero oppure non è veritiero. Però ad esempio qui l'aveva visto bene, perché qui segnale di inversione e poi guardate che strappo ha avuto. Perché i segnali di inversione sono difficili da poter stimare. Diciamo, è come regola per poterli stimare, si ritorna sempre lì. Ci deve essere una costruzione di un doppio massimo, un doppio minimo, un test spalla, una candela di inversione, non in un punto a caso, ma dove c'è un supporto, una resistenza, oppure anche dove finisce la volatilità statistica. Allora cominciano ad avere senso i punti di inversione. Se invece si presenta, faccio un esempio, un doppio massimo in un punto vuoto del grafico dove non c'è né una resistenza né un fine corso di volatilità, allora, approfitto di quest'altra pausa forzata tecnica, per chiederti una cosa sull'indicatore che parla di correlazione primaria. Andrea chiedeva, per chiarire, correlazione primaria uguale 2 significa che ci sono altri due cross correlati con la prima valuta della coppia? Sì. sì. Ok, perfetto, ti sentiamo. Secondaria con la secondaria. Tipo, se te prendi un sito dove calcolano le correlazioni e guardi che Eurus D è correlato con AUD CAD, no, non lo devi tenere in considerazione. Bisogna vedere se Eurus D è correlato o con qualcosa, cioè in secondaria o in primaria. Non con una coppia che non ha relazione, ok? Ci siamo? Ok, penso di sì. Bene. Quindi questo discorso dei punti di inversione, che è un lavoro capire quali sono i punti di inversione, questo qui me li sintetizza tutti questi, diciamo, ragionamenti e mi spara una sfera a chiusura di barra per sapere se inverte oppure no. E questo chiaramente è un'indicazione molto potente, perché se io ho un punto di inversione su un time frame maggiore, cioè se inverte sul mese, è festa per qualche mese, cioè abbiamo una direzionalità mensile, quindi si può sfruttare per parecchi giorni, ok? Quindi questa è un'indicazione estremamente importante. E poi vedete c'è questa freccetta, qui c'è questa freccetta tratteggiata, qui c'è questa freccetta rossa unita e qui c'è una freccetta rossa, se si va a vedere è doppia, vedete? È doppia. Allora, questo indicatore cosa mi dà? Mi dà anche praticamente un consolidamento di trend, cioè vorrà dire se mi sparo una freccia doppia al ribasso, non vuol dire bisogna entrare al ribasso, vuol dire di stare molto attenti ai segnali di inversione. Perché? Perché vuol dire che il trend o l'esplosione di volatilità è già consolidata. Quindi il ragionamento quale può essere? Molto semplice. Io guardo CHF yen in H1 e che cosa vedo? Vedo che qui la situazione al ribasso è già consolidata. E allora questo segnale qui, che qui mi fa un minimo, qui mi fa un doppio minimo e qui dopo mi sta rompendo, diciamo, il rialzo, tecnicamente parlando è un ottimo momento per andare long. Ora non si va long per quale motivo? Perché sono le 6:30 di sera. La Svizzera chiude le contrattazioni. A Tokyo ora stanno tutti dormendo. Quindi non è un momento di maggioranza di volumi per CHF yen. Quindi non è che si sfrutta, perché bisogna tenere conto anche quando si lavora sui time frame piccoli come H1, anche degli orari di lavoro internazionale. Ok, partito di nuovo l'audio. Aspetta un secondo, Gabriele. Intanto, se avete domande.
Vincenzo, la tua l'ho letta, adesso la tua l'ho vista, un secondo e ci arriviamo. Allora, intanto che Pronto, pronto, pronto. eccoci. Pronto, mi senti, Vale? Sì, vai. Allora, finisco il discorso e poi mi fa la domanda. Vedete invece qui c'è una linea leggermente tratteggiata, rossa? Sì. Vedete? Quindi, a differenza di questa bella marcata, in H4 su CHF yen c'è un'altra situazione. Cioè, vorrà dire che ci potrebbe essere uno sviluppo di trend. Qui in H1 mi sta dicendo che per oggi i giochi sono fatti, non si va più short. Ma qui mi dice che ci potrebbe essere l'inizio di un trend invece in H4. E infatti potrebbe tornare che qui ho un punto di inversione di nuovo e mi sta dicendo che sta rintracciando. È facile che tra 4 o barra 8 ore, quindi tra due candele, questo minimo sia di nuovo violato e che possa tornare, diciamo, al ribasso. Quindi questo praticamente, queste freccette sono degli indicatori di consolidamento di tendenza, di consolidamento. Quindi se è appena accennato vuol dire che il trend è appena nato. Mentre se è bella massiccia, mi dice che in questo time frame il trend si è bello esaurito. Quindi non devo entrare in quella direzione, semmai devo aspettare dei segnali di inversione, ok? Questo è importantissimo. Mi sono spiegato? Penso di sì, nel caso scrivete. Bene, ora vi faccio vedere l'ultima cosa, che Allora, questa è un secondo solo, allora, rimaniamo un attimo su quella. Angelo chiedeva, pardon, e perché nella data del 31 marzo non c'è il segnale di inversione? Di quale prodotto parlavi, Angelo? 31 marzo. Sì. Se puoi darci un... Che time frame e che valuta? E CHF JPY su quale time frame? Sarà in H4. Ok, vai sull'H4. Ho detto bene? H4, esatto, corretto. Ah, te lo spiego, guarda, il fatto è che questo indicatore, cioè non mi scrive lo storico, mi scrive quello che vede, cioè io praticamente l'ho attaccato su CHF Yen, l'ho attaccato oggi praticamente, e quindi praticamente il passato non me lo scrive, perché questo indicatore non è un indicatore normale che si mette dentro la MetaTrader. Questo qui in realtà come costruzione è un televisore, va a attingere le notizie che io ho su un VPS dove c'è un elaboratore di calcoli e le spedisce tramite questo, che poi in realtà è un expert operazione in Ok, saltato l'audio. L'indicatore non sta sulla MetaTrader, diceva Gabriele, ma sta su una VPS e con un expert advisor che si monta invece sulla MetaTrader è possibile recepire i segnali e i calcoli che effettua l'indicatore vero e proprio. Poi non ricordo se... Angelo chiedeva come si può ottenere, alla fine sicuramente Gabriele darà i propri contatti e quindi potete contattarlo direttamente per ottenere il tick. Pronto, 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 mi Eccoci, senti? sei Sì, tornato, sei tornato. ti Ho detto dicevo. bene? Sì, ha detto bene, praticamente qui non ti fa vedere lo storico, perché un indicatore appunto, cioè un expert advisor come costruzione, non fa l'operazione, ma è un televisore che attinge i dati del VPS e te le fa vedere a video, te le fa vedere se lo monti. Quindi l'ho montato oggi, mi sta facendo vedere i segnali di oggi, non mi fa vedere quelli di 20 giorni fa, ok? Però ti posso assicurare che se te prendi questo e ci fai un back test, ok?
è fatto in maniera che lui mi va a recuperare i dati e che tu ti possa esercitare nell'osservazione di T100. Quindi è fatto parecchio bene questo aggeggio. Poi ho fatto una brochure con tutte le spiegazioni, e a chi me lo richiede gli mando software e brochure con tutte le spiegazioni. Ok, detto questo, vi voglio far vedere la perla delle perle. Cioè, queste cose che vi ho appena detto sono fondamentali, ma queste vi sto per dire, credetemi, è sconvolgente. Non no, no per vantarmi perché l'ho fatta io, non è questo l'obiettivo, ma perché veramente è una cosa che a me mi ha cambiato, non dico il modo di fare trading, ma poco ci manca. Vedete questa scritta Action Price 54,5% short? Si vede? Si vede questa scritta Si così? vede, si vede. Allora, questa qui, ragazzi, è la fine del mondo. E ora vi spiego il perché sono così ottimista. Allora, questa scritta, questo 54,5, qui mi dà 54,5, 54,5, 67,5 long, qui mi dà. Qui invece su CHF in H4 mi dà 60% long. Allora, questa è la percentuale statistica di come si chiuderà questa candela. Vale a dire, te stai osservando una candela. Mettiamo il caso, c'è una tendenza, benissimo, long, vado long, fa un bel breakout, però quante volte fa un breakout e torna indietro e rimbalza? Quante volte fa un finto breakout e poi dopo inverte? Capita, no? Allora, questo discorso dell'action price. Questo discorso dell'action price lo vedremo dopo la pubblicità, nella quale vi parlo di Domino Forex, che è a vostra disposizione per tutte le domande in tema di trading. Poi magari Gabriele mi fai la cortesia di far vedere anche i nostri contatti dal sito e il calendario dei webinar che prevede. Al momento c'è in calendario unicamente la data del 2 maggio, settimana prossima, e inseriremo altri corsi a stretto giro. Sei tornato? Sì, ci Perfetto. sono. Ah, messaggio pubblicitario. Allora, dicevo, questo action price misura la percentuale di quando si chiuderà di come si chiuderà la candela. Questo vi serve in fase di breakout. Cioè, questo ha 8.000 utilizzi, però principalmente mi serve in fase di breakout, perché se il prezzo mi sta facendo un breakout su una resistenza, e io ho un 68, ho un 70% di probabilità che la candela si chiuda long, questa operazione è difficile che vada in sofferenza, è difficile che inverta e mi vada a prendere lo stop loss. Ok? È chiaro fino a qui? Sì. Quindi una volta che io ho, vedete, io mi sono organizzato così, io ad esempio ho un profilo dove ho tutti i cross con le trend line tracciate bene sul profilo, l'ho chiamato daily. Questi sono tutti i cross sul daily con tutte le mie trend line tracciate. Poi c'è un profilo in H1 dove ho tutti i miei cross con le trend line tracciate. Va bene? Ve lo faccio vedere. Tanto non c'è segreti. Eccetera, tutte trend line tracciate. Quindi una volta che io ho praticamente trovato un cross dove ci posso lavorare perché è correlato in tendenza, a quel punto io non fo altro che con il T100 vedere al momento del breakout se la candela ha forza oppure no. Quindi riesco praticamente a prendere quasi sempre tutti i movimenti dove c'è o un'esplosione di volatilità o di inizio trend in questa maniera.
E questo è il primo utilizzo. Il secondo utilizzo, ci siamo fino a qui, è chiaro? Se non ci siamo, se avete insomma dei dubbi, non avete capito, scrivete pure, non sono io che devo capire, ma voi. Io vado avanti. Un altro utilizzo è quello di dire, ad esempio, io lavoro in H1, questo movimento di stanotte era prevedibile? Ragazzi, era prevedibile. Era prevedibile per un semplice unico motivo. Ve lo dico perché l'ho fatto e lo stavo già guardando da ieri, questo movimento. Non era detto che arrivasse fin qua giù, questo no, questo non, si, no, 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 non era prevedibile. Però il fatto che questo movimento potesse arrivare primo step, secondo step, terzo step, cioè non so se si vede dove sono queste linee tratteggiate, e qui dove ha chiuso la candela, cioè questa linea tratteggiata qui, questa qui, Ecco, nuovo carosello pubblicitario nel quale vi posso dire che Domino sta offrendo, per chi non lo sapesse di voi, sul mercato italiano conti con spread molto molto stretti a partire da 0,8 sull'euro-dollaro. Ecco, mi sono inserito così a gamba tesa. Nell'attesa che ritorni l'audio, vi dico che addirittura da 0,8 lo portiamo a 0,7 con una promozione che penso sarà attiva ancora anche per il mese di maggio, con la quale andremo a restituire mensilmente con soldi veri e prelevabili parte degli spread pagati. A te la linea. 0608. 0,8 di Pronto? partenza diventa 0,7. Ah, bravi, complimenti. Non è male, Allora, no? no, non è male, no? Tornando a quello che ti dicevo, vedete queste linee di fine di volatilità? Questo il T-Centro aveva calcolate prima dell'esplosione, quindi fino a qui si sapeva che ci poteva arrivare. Ok? E allo stesso tempo questa esplosione era prevedibile per un semplice fatto. Se io vado su CHF Yen mensile, come sono messo? Vedete, mi dà 54% short? Vedete? 54% short sul mese. E sulla settimana? 54% short. E sul daily? Punto di inversione, cioè non so se mi... ieri, punto di inversione, tendenza delineata short. Bene? Action price 54% short sul daily. In H4, ora non si può vedere, ma in H4, quando c'è stato questo sviluppo, lui mi dava un action price tra lo short e il long, era confuso, non poteva succedere di tutto. Mentre in H1, stanotte, va bene, stanotte qui, praticamente me lo dava leggermente long, questa freccia praticamente aveva fatto una freccia di consolidamento leggermente long. Ora questo discorso che cosa vuol dire? Se sul mese sono short, se la settimana sono short, sul daily sono short e in H4 mi dice che sono leggermente long, confuso, diciamo flat, e in H1 mi sta dicendo che ha fatto leggermente long. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ho un leggero rintracciamento. A breve ripartirà verso la direzione impostata da che cosa? Da ben tre time frame superiori. E infatti alla notizia economica, che cosa c'è stato? C'è stata una botta di volatilità in direzione dell'action price e anche delle tendenze dei time frame superiori. Fin dove poteva arrivare in giornata? Benissimo, una notizia di genere può fare sicuramente tutta la corsa giornaliera, e finita qui, o tutta la corsa settimanale. Vedete? Qui c'è scritto buy we 1, cioè questo è fine corsa settimanale. Vedete? Questo era un ottimo livello di uscita. Poi, vabbè, ha continuato, ma questo non era, diciamo, prevedibile quanto poteva continuare o se tornava indietro subito. Però fino a qui era prevedibile.
Quindi veramente se uno alle 5 faceva un rapporto, diciamo, entro qui stop loss 58, questo è un caso dove ci sta 3 volte un profitto rispetto a uno stop loss come estensione di pips, sfruttando, diciamo, la notizia, ma più che, diciamo, sfruttando la notizia, sfruttando un'analisi comparata di tutti i time frame. Ecco, questo è quello che serve per poter fare un trading, diciamo, razionale, va bene? Per poter fare un'analisi corretta. Quindi ho senso il T100, con il T100 gli elementi sono questi: trend line, fine corsa, quindi bisogna sapere su tutti i vari time frame un mercato statisticamente quanto si muove, correlazioni, zero, va bene. Eccoci, ti abbiamo perso ancora. Io ci sto prendendo quasi gusto con questa interruzione per pubblicitarie e mi permetto di informarvi anche del bonus 100% fino a 100 euro che diamo per dare la possibilità appunto di testare la nostra piattaforma con un deposito comunque minimo. E poter usufruire del doppio rispetto a quanto si ha investito. Detto questo, abbiamo quasi finito i bonus di cui vi posso parlare. Vi ricordo che il webinar è comunque registrato e lo troverete domani sul canale YouTube di Domino Forex. Invieremo comunque a tutti, come al solito, il link diretto alla registrazione. Vai, Gabriele. Pronto, 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 mi senti? Sì, ti senti. Ah, meno male. Allora, dicevo, i concetti chiave sono trend line, volatilità, correlazioni, e punti di analisi dei punti di inversione, e questo discorso dell'action price è una formula matematica che ho scoperto, diciamo, ho inventato nel corso di questi anni. E quindi è una chicca in più, diciamo, la insegno nei corsi che tengo. Ecco, tutto qui. Però questo strumento a grafico le segnala correttamente tutte quante. Vogliamo parlare un attimo della politica di money management oppure c'è domande? Allora, secondo me possiamo iniziare con il discorso del money management Bene. e vado a riprendere un attimo una domanda di Vincenzo di poco fa che parlava appunto per il calcolo della size all'ingresso, applichi la formula di Kelly o in alternativa, come calcoli la size d'ingresso? Ah, qui siamo davanti allora a un professionista, Assolutamente. perché la legge di Kelly è famosissima, ma non è famosa in ambito accademico. Il fatto che della legge di Kelly tanti trader hanno provato ad osservarla e a metterla in pratica, con varie simulazioni. Questo è un discorso di come si utilizza la legge di Kelly nel mercato del Forex, lo insegna a secondo livello, anche perché non si può, è una cosa di una potenza e di una estrema delicatezza che non si può affrontarla questo argomento per 5 minuti, anche perché dovete sapere che con la legge di Kelly veramente ci hanno sbancato i casinò. E quindi è una cosa seria, ecco, saperla utilizzare bene. Detto questo, però per poterlo utilizzare bisogna partire dal primo scalino, e quindi ora vi parlo del primo scalino. Cioè, il primo scalino è: io faccio un'operatività, cioè entro a mercato, devo sapere dove mettere lo stop loss e dove mettere i take profit. Il rapporto deve essere 1 a 1, quindi devo essere in grado di calcolare il lottaggio in maniera che rispetti questa percentuale. Faccio un esempio: io mi sono fatto una tabella in Excel molto rudimentale, non so se si vede. Si Si vede? vede, si vede.
Questa è una tabella in Excel, non è niente di, non è niente, diciamo, di eccezionale, la potete fare anche da voi, anche perché come si fa il calcolo di un lottaggio, penso che ormai lo sappiano tutti, però insomma, fondamentalmente si può dire due parole. Quando sono su un cross, va bene, un pips, va bene. Mi vale 10 della valuta secondaria, quindi se io entro qui con un lotto, va bene, su CHF yen, se entro su CHF yen, con un lotto, ogni pips mi vale 1000 yen, mentre su tutto il resto, diciamo, dei cross, mi vale 10 della valuta secondaria. Tipo, se io entro long su USD CAD o short, entro con un lotto, un pips mi vale 10 CAD. Se entro su CAD CHF con un lotto, ogni pips mi vale 10 franchi svizzeri. Bene? Quindi avendo un conto in euro c'è da fare un po' di calcoli per sapere un lotto quanto. Ok, interrompiti un attimo, che abbiamo perso l'audio. E in tema di consapevolezza sui mercati, mi informo che Domino Forex invia 2 volte al giorno ai propri clienti analisi tecniche fondamentali sui mercati. Queste riguardano appunto il momento dei principali mercati valutari, azionari e materie prime della prima mattina e nel tardo pomeriggio, un riepilogo su quello che è successo nella giornata e su quello che ci si può aspettare per la giornata successiva. Questo viene inviato sia via mail che tramite il nostro canale Telegram. Quindi, se utilizzate Telegram, potete aggiungervi al nostro canale analisi, oltre che ovviamente su Twitter e Facebook. Vai, Gabriele. Oh, buono. Beh, ci sto prendendo gusto veramente con queste interruzioni pubblicitarie. Ma guarda, lo so, Non so se stata. piacciono. Ma magari a loro non lo so, però io ti Non posso l'abbiamo fatto dire. apposta, ecco, vi dico solo questo, sul serio ci dispiace per questo inconveniente tecnico. Sì, davvero, poi non riesco neanche a capire a che cosa è dovuto, ma ci avrà pazienza. Però sono grandi questi interventi, mi spezza la monotonia, uno si sveglia, diciamo, Magari sì. perché c'è. Allora, no, Allora, spero davvero eri che all'inizio del passi discorso sul money l'audio. management, quindi puoi riprendere, insomma, da dove eri Sì, lasciato. sì. E quindi dicevo che a seconda dei cross abbiamo dei parametri e quindi io bisogna che se la mia lavoro, che ne so, in H1, va bene, ora metto il mio T100 qui sopra, tanto che. Se io lavoro in H1, si è detto, e voglio entrare qua a questo livello di prezzo e ci faccio una bella striscia verde, tanto per fare un'idea, e qui dove metto questa qui, faccio rosso il mio stop loss, io devo fare in maniera che se un capitale, non lo so, faccio dico un numero, 10.000 euro, io voglio rischiare l'1% a operazione. Quindi questo è importante, sapere quanto si rischia per azione. Quindi io se entro qui e lo stop loss è qua, io devo avere un lotto, un numero di lottaggio tale per cui questo sia l'1%, faccio un esempio del mio capitale, può essere l'1, lo 0,5, il 2, la percentuale di rischio che uno crede migliore. Dico così perché? Perché esiste la legge di Kelly, cioè nel senso, partiamo con l'1%, va bene, poi dopo strada facendo con la legge di Kelly si può ottimizzare in base alla propria strategia, però qui se no si apre un capitolo a parte. 21 pips, 21 pips, lo stesso numero di lotti, praticamente viene fuori che se rischio l'1% incasso l'1%, bene, dopo 100 operazioni. Se non fate il 51% ho un più davanti sul conto. Chiaramente devo tener conto dello spread, se ci sono anche delle commissioni, per far sì che i conti della serva tornino, però non si può entrare con un lottaggio casuale, se no alle volte ho uno stop di 40 pips, un take profit di 30, cioè non c'è verso di avere una statistica per avere dei numeri seri.
E infatti per questo mi sono fatto, diciamo, questa tabella, tipo, che ne so, euro, facciamo un esempio, euro-dollaro adesso quanto vale? Vale 1,33, scusate, 1,338, e io qui ci metto 1,338. Voglio entrare, se detto, per fare questo esempio qui, a 1,1344, entrata 1,1344, qui modifico dei parametri per i decimali perché Eccoci qua di nuovo. Gabriele, ti prendo la parola. Dici quando facci dei check per dirci quando sei di nuovo, quando il tuo audio funziona di nuovo. Vi dico che vi invito, anzi, mi rilascio a quello che dicevo poco fa. Le analisi vengono inviate via mail e Telegram e sui nostri profili social. Quindi, dato che c'è comunque anche un bel lavoro dietro al mantenimento di profili social, vi invito per rimanere aggiornati sia con le analisi sia con gli inviti ai nostri corsi gratuiti e alle promozioni attive a seguirci sia su Facebook e Twitter. Vai Gabriele, ti ho sentito. Bene, 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 ci sono. Allora, su euro-dollaro c'è di spread 0,8, benissimo. Ok. Tolleranza, diciamo che noi si considera varcata scusate, varcata una resistenza dopo un tot di pips. C'è un criterio preciso per stabilire quanto, però ora non ci si entra, se no buonanotte. Questo è tutto materiale di corso e quindi se io ho la mia entrata qui, il mio stop loss qui, ho 10.000 euro sul conto e voglio rischiare l'1%, lui che cosa mi restituisce? Un lottaggio giusto, tale per cui entrando con 0,59 in questo caso, io dopo 22 pips, va bene, di stop loss, io ho perso 100 euro. Dopo 22 pips, 80 maggiorati dello spread, io ho guadagnato 100 euro e quindi c'è anche il mio punto, diciamo, di uscita in take profit, 1,1370. E quindi questo è molto preciso come conteggio, cioè non è che io metto un take profit chissà dove o uno stop loss chissà dove, no, Gabriele, puoi tornare un l'entrata. attimo sull'Excel? C'è un valore di 1,33 che notavo in alto a sinistra, cross valuta del conto, 1,338. Ok, Ah, scusate. lo faceva notare l'attentissimo Andrea. Vedete, era cambiato il numero di il valore di un lotto, vedete? Cioè, quando euro-dollaro quotava 1,33, il valore di un lotto erano 7,50 Eh certo, euro. è certo. E quindi, capito, è importante sapere, ora 8, e quindi praticamente il lottaggio è 0,50, non 0,58, ho fatto bene a segnalarcelo. Grazie Andrea. Sì, perché in questa maniera noi abbiamo un conteggio preciso di quanto deve essere. Allora io in questa maniera ogni volta, diciamo, che entro a mercato con tutte le condizioni, diciamo, ottimali che mi danno una percentuale di realizzo, se io ho una politica di money management, diciamo, con un rapporto 1 a 1, dopo un numero X di operazioni posso fare delle statistiche, posso fare dei ragionamenti veri, solidi, su cui dire va bene, ho avuto questa percentuale, allora posso vedere se aumento il doppio lo stop loss che come viene fuori la statistica. Se diminuisco di 50% il profit, come viene la statistica? Più a favore o meno a sfavore? Cioè riesco a portare nel tempo quelle modifiche intelligenti alla mia operatività basate su che cosa? Sulla politica di money management. Tornando a chi ha fatto la domanda sulla legge di Kelly, se io ho una base statistica fatta in questa maniera, e se te conosci la legge di Kelly, a questo punto la puoi inserire per un calcolo del rischio ottimale.
Ma se l'operatività non è fatta, diciamo, con principi statistici, ma è fatta un po' più in su, un po' più in giù, metto un take profit ora così, colà, metto un lotto sempre uguale, non ci puoi montare nessuna legge di Kelly, nessuna legge di money management. Quindi andrà a finire quando il mercato ti è a favore, ti è a favore. Quando è a sfavore, si prende le bastonate. Io penso che oltre al discorso Kelly, il discorso della size d'ingresso fosse legato appunto alla, insomma, curiosità di capire come calcoli la tua size d'ingresso. Quindi penso che ci siamo. Ci siamo, ma l'audio se n'è andato. Siete già andati su Facebook e fatto il like sulla pagina Domino Forex Italia? Siete sempre in tempo per farlo. Comunque, ora adesso l'audio viene ripristinato e questa tipologia di pronto, ti leggo ma non ti sento. Ah, Ora è mi senti? tornato. Ok, ragazzi, scusate. È bello della diretta. No, quindi niente, quando c'è un fattore di rischio predeterminato, uno stop loss tecnico e uno d'entrata, li metto in macchina e faccio in modo che questi pips di differenza, ogni pips valga tanto quanto da poter raggiungere questo fattore di rischio. Una formula semplicissima, questa è una tabella di calcolo. Questo, anche questo è tutto il materiale che do durante il corso di formazione. Vedete, si chiama ancora con me l'ultimo corsista perché gliel'avevo fatta per lui. E niente, quindi questo diciamo è l'essenziale per non giocare. Ecco, per non giocare. Poi vi dirò. Se uno sta dietro alla volatilità, correlazioni, action price e quant'altro, allora tutte le tecniche ci si può trarre del buono. Se queste cose come la volatilità, la politica money management non se ne tengono di conto, non c'è tecnica che possa portare, a parere mio, un profitto degno di nota. Ecco. Insomma, qualcosa vi ho detto oggi pomeriggio, non so se c'è domande, curiosità, se Se no ci io sono altre andrei avanti. domande, Comunque. siete ancora tanti collegati, quindi non sto vedendo domande da un po', è tutto chiaro? Mamma Ci mia, l'ho sono dubbi? ammazzato allora. No. Siete ancora collegati? Siete ancora a par? Ok. Siete vivi? Voglio dire, Allora, a non. parte l'indicatore di Andrea chiedeva, e a parte l'indicatore di supporti e resistenze, tutti gli altri sono proprietari? Insomma, sono la ricollego anche a una domanda che faceva Angelo, se non ricordo male, poco all'inizio del webinar, come si fa ad ottenere questo indicatore? Quindi può essere arrivato il momento che lasci i contatti. No, ve lo scrivo. Ok. Vedete? Allora, aspetta che io ho perso lo schermo. Ok. Potete andare su secretforex.it e quindi ritrovate tutte le informazioni. Mi mandate anche semplicemente un'email. Questo un'email mi richiedete l'indicatore si chiama T100. Ok? E io vi rispondo come si fa per il canone di noleggio, per tutto quanto, e per la brochure, l'assistenza. Poi se volete impadronirvi di questo mestiere, volete fare dei corsi, io per un altro po' di tempo li faccio senz'altro, e poi non lo so, vediamo con Domino se le cose proseguano, insomma, vediamo un po' cosa imbastire. Se ci sono domande riguardo a quanto spiegato, fatemele pure e Se se no. volete sapere dove potete ottenere una piattaforma di trading così bella come quella che sta mostrando adesso Gabriele, potete andare su dominoforex.com e lì ci sono tutte le indicazioni per poterne scaricare una. E riguardo al corso, io non sto vedendo altre domande. Se siete ancora collegati, collegati siete ancora in tanti. Se avete dubbi, questioni, sembra tutto molto chiaro. Ma mi fa piacere.
Allora vi saluto, grazie per l'attenzione, grazie per avermi. Un secondo solo, abbiamo Andrea che, grazie Andrea per la partecipazione molto attiva che ci hai dedicato questa sera, chiede la percentuale determinata dall'action price, cosa guarda per determinare il valore? Non nel dettaglio, ma in generale ovviamente, quali valori tiene in considerazione? Quale valore tiene in considerazione? Tiene in considerazione per dirti come posso dire, è una formula matematica che ho ricavato dal movimento di tutti i cross. Quindi l'action price non è che guarda il cross, anzi, come avete visto, questo tipo di indicatore non guarda quello che c'è sul cross, guarda tutto il mercato. E anche l'action price, come gli altri cose che scrive il T100, guarda tutto il mercato per poter fare, diciamo, una considerazione attendibile, cioè vale a dire il 67,5 o il 60, cioè non è che sono numeri messi a casaccio per avere un'idea di massima, no, sono numeri precisi, cioè un conto è dire 65, un conto è dire 67. Cioè, non è a caso. E per questo c'è una formula matematica che guarda il movimento di tutti i cross e anche nei vari time frame e tira fuori delle ponderazioni che statisticamente mi hanno dato poi anche riscontro. Però se mi permetti, Valerio, posso dire le ultime due cose? Prego. Proprio. L'approccio che ho sempre avuto io non è stato un approccio di empirico, nel fatto di dire ma vedo che la cosa si replica 80 volte, allora funziona. Poi perché funziona? Boh, non lo so. No, io ho sempre fatto il contrario. So che una cosa funziona fatta così, la faccio un programma che mi dà uno screen di tutti i risultati e di tutti i movimenti. E mi dice, ma quando se si è... Ok, saltato l'audio proprio sulla conclusione. Scoprirete chi è l'assassino nella prossima puntata. No, scherzo, adesso arriviamo. Intanto Andrea risponde: capito, pensavo si riferisse a valori precedenti di un certo numero di periodi, comprendo che la risposta è necessariamente indeterminata. Di studi di 10 anni, ragazzi, Eccoti. non è una... Dicevo, è frutto di 10 anni di studio, non è una passeggiata, ecco. E quindi dicevo che io non è che sono andato a caccia empiricamente di un qualcosa che funziona, tipo metto una media mobile, ho visto che ha 27 periodi di funzione e la tengo a 27 periodi, cioè non ho fatto così. Io quello che ho fatto è quello di avere un'idea in mente, sapevo che funzionava per tutto un ragionamento e poi dopo statisticamente vedo quando il mercato è determinato oppure indeterminato, cioè quando si muove in maniera totalmente causale da quando si muove in una maniera, diciamo, logica, va bene? Che senza, diciamo, perturbazioni accidentali. Questo è importante perché se no si rischia di prendere un indicatore e settarlo oppure guardarlo empiricamente, va bene, è andato bene fino ad oggi e poi domani va male. Quante strategie hanno dato buoni risultati fino a un certo punto e poi dopo il crollo totale? Oppure un indicatore dà un'indicazione precisa, lo backtesti, lo setti, bene, e da un momento all'altro non funziona più, per forza, perché sono tutti ragionamenti empirici. Qui la faccenda è diversa proprio a monte. Siamo partiti da delle teorie, da delle logiche reali per poi tradurle meccanicamente in un numero attendibile. È stato fatto proprio un processo diverso. Ecco. Questo è importante perché se no si rischia di pensare che questo sia un indicatore come il resto del mondo che si è settato in base a delle cose empiriche. Non è così, ecco. Spero di essermi spiegato. Grazie mille. Sì, penso che la risposta sia stata
esaustiva. Ti ringrazio Gabriele, non vedo altre domande, quindi ti ringrazio per il corso, ringrazio tutti quanti per la partecipazione, ci scusiamo ancora per il problema tecnico, può succedere. Ma grazie a voi. Da Grazie a domani vi voi. inviamo il link, quindi potete skippare le parti in cui c'erano i miei interventi pubblicitari. E per qualsiasi domanda rimaniamo a disposizione all'indirizzo italia@dominoforex.com e buon trading a tutti e buona serata. Ciao Gabriele, grazie ancora. Buon trading a tutti, ciao, 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 ciao. Buon trading a tutti.